Sul mio canale, oggi torno con le super scopertone Amazon. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi che è Labcare e devo darvi una comunicazione ufficiale. Infatti, parte il Black Friday di Labcare! Sono super felice anche perché quest'anno hanno fatto un'offerta straordinaria. Dunque, con il codice Labcare20, tutto attaccato e tutto maiuscolo, 20% di sconto che passa automaticamente al 40% spendendo almeno 49 euro, cioè tipo top. Hanno alzato il minimo e hanno alzato il massimo dello sconto. È una grande occasione per fare scorta dei nostri prodotti preferiti, ovviamente provare quelli che avevamo lasciato indietro, ad esempio Fenomena Liquid Face Cream, questo è uno dei miei prodotti preferiti al mondo e lo sapete. Tre pump di questa in inverno vi dà un effetto moisture, replumping e si regola col ritmo circadiano, quindi proprio rigenera la pelle di notte, la protegge di giorno e è un prodotto meraviglioso, non posso consigliarvelo abbastanza. Oppure, visto il periodo, come non consigliarvi Miscela Peptidica Night Balm Viso. Questo sembra un vasetto di panna montata, un balm super rimpolpante con un complesso polipeptidico e la vitamina C, una forma stabile. Vi svegliate al mattino col viso super disteso, super illuminato. Ma ancora, a maggior ragione in inverno è il momento migliore, anche se io lo faccio tutto l'anno, però a maggior ragione in inverno stratificare un siero occhi sotto il vostro contorno occhi assolutamente fa una differenza enorme. E Luminize è un prodotto che ha un prima e un dopo pazzesco. Questo è un siero occhi che lavora occhiaie, borse anche di vecchia data e il reticolato di rughe del perioculare compreso il cedimento strutturale, quindi aiuta proprio con un effetto lift in questa zona. È visibile già dopo pochissimi giorni d'utilizzo, è un prodotto che io amo moltissimo e di cui vi ho già parlato. Tra l'altro adesso sapete che sul sito di Labcare trovate anche le skincare routine già composte per chi non si sente magari di sapersi comporre una skincare routine, trovate tutta la sezione già pronta e potete aggiungere tutti i prodotti al carrello direttamente o prendere ispirazione, molto molto utile, avete le routine occhi in base alle esigenze o le routine pelle in base al tipo di pelle, al tipo di esigenza che trovo sia veramente veramente utilissimo. Ora, ragazzi, sono veramente molto felice che sia partito il Black Friday di Labcare. Tra l'altro, volevo prendere il calendario per darvi la data giusta. No, non ve la posso dire perché non sono sicurissima. Se non sbaglio, finisce il termine al 29, ma vi do comunque l'informazione. O il 28 o il 29. Beh, vi do l'informazione corretta giù in info box. Complimenti Labcare, grazie per questo mega mega sconto. Io vi do dei consigli, ci sono alcuni prodotti che tendono ad andare sold out molto velocemente di Labcare, quindi io ve lo consiglio. Io lascio ovviamente il link di Labcare qua sotto, vi ricordo Labcare 20, 20% di sconto che passa automaticamente al 40% spendendo almeno 49 euro. Automaticamente non dovete cambiare il codice né niente, automaticamente cambia lo sconto a carrello. Grazie mille Labcare. Grazie mille per aver lavorato con me e grazie mille per questo mega sconto. E adesso andiamo a vedere le scopertone Amazon. Non potete capire cosa è successo. Ho girato tutto il video, tutto, per poi accorgermi che non si era salvato niente. Benissimo, tentativo numero 2. Super scopertone Amazon, c'è anche qualcosa non beauty, due o tre cose. Cominciamo dal prodotto che ho sulle labbra. Ora, io di questi vi avevo già parlato, ma hanno aggiunto dei colori. Ho ordinato anche quello tipo vinaccia, che è un po', sembra un po' il Black Honey Gloss di Clinique, e sono i Fat Oil Lip Drip di NYX. Mi piacciono tantissimo perché sono molto densi, molto lucidi, pigmentano più della media dei lip gloss. Io oggi ho su Newsfeed, bellissimi, super consigliati a mio avviso. Questi orecchini. Ora, quelli originali li ha fatti Bottega Veneta, ma costano una millata, cosa che io non voglio spendere. Ma ho trovato questi su Amazon che sono solo appena più piccoli degli originali, ma sono veramente bellissimi, due gocce giganti. E tra l'altro vi arrivano con la bustina, il coso per pulirli, la scatolina, bellissima idea regalo, secondo me, e stupendi, ve li straconsiglio, non sono neanche troppo pesanti, a me piacciono tantissimo. Poi
Kiko, ragazzi, ha colpito. Si chiama Glow Fusion Intense Powder Highlighter 01. Questo illuminante è bellissimo, è un illuminante cotto e se lo metti con la sua pelle umida è super blinding. Se lo metti da asciutto, come ho fatto io, ha un effetto naturale molto bello, è proprio bello il colore, mi piace tantissimo, amo le polveri cotte, quindi per me è super consigliato. Poi, dov'è? Allora, se amate... Allora, se avete una ragazza giovane a cui fare un regalo o se amate le brazze, eccetera, Crush Cosmetics ha fatto la collezione delle brazze. Ora, questa palette si chiama Yasmin and Ethan Iconic Couples e ogni palette di questa collezione ha 3 ombretti, un glitter e un cake eyeliner. Il cake eyeliner l'ho usato un sacco di volte, lo vedete, io lo attivo semplicemente come le mie gocce di Made by Mitchell, ma l'Inglo Duraline, quello di Makeup by Mario, è indifferente. Trovo che si funzionino meglio con gli attivatori rispetto che ho l'acqua corrente, ma gusto personale. Ed è un bellissimo vinaccia, bellissimo. Poi questo ombretto che si chiama Cita de Siegas, tipo, è bellissimo perché sembra un marrone freddo, ma poi tu lo sfumi e tira fuori la sua anima borgogna. Bellissimo. Poi c'è l'oro e poi c'è il glitter che io non uso. Nel compenso è molto particolare, molto bella, vi arriva col suo pennello doppio, d'eyeliner e non, e anche la scatola è bellissima, mi piace tanto, è particolare, diversa ed è anche una super idea regalo, secondo me. Poi, sempre la stessa collezione, ragazzi. Questa è il Blow Sparkling Duo Blush Sasha. Ora, la parte dell'illuminante è tipo quello di Fenty, cioè sono micro glitterini. La parte del blush mi fa impazzire, quello che ho su anche adesso è un blush che dire smooth, dire poco, super levigante sulle guance, con un colore, guardate la bellezza, è vivo, illumina l'incarnato, leviga la grande la pelle, è bellissimo, bellissima anche su mia idea regalo, troppo troppo carina questa collezione. Poi, sempre di Crush, vi straconsiglio i loro nuovi ombretti liquidi matte. Ora, ho visto che c'è il verde petrolio che comprerò e anche il corallo, ma io adesso ho preso il Rose Sienna, che è il marrone. A parte il packaging bellissimo, sembra tipo un tubo da pittura, ma non è il primo che ho. Ho un altro brand che li fa e ne parleremo. Comunque è un marrone, ce l'ho sulla palpebra, solo che ho sopra messo un ombretto in polvere dello stesso colore, facilissimo da sfumare, mi piace tantissimo questo prodotto, è veramente molto carino. Poi io uso spesso matitoni e ombretti liquidi come base e questo è molto bello, ripeto, voglio prendere altri colori. Ora, non è un monomarca, ma ultimo prodotto Crush, ragazzi, questa palette è fighissima, si chiama Marco, si ha tutte le banane, cioè volo. E guardate la bellezza, è quella che ho usato oggi. Ora, a parte i glitter che non li uso, ma... cioè, guardate il verde oliva per fare uno smokey. Guardate il verde metallico oliva. Guardate il senape, marrone senape. Oppure oggi ho usato appunto questo marrone senape sopra l'ombretto liquido, è bellissimo. E poi ho usato questo colore che fa esattamente il colore di un'ombra. È bellissima questa palette, mi piace tantissimo. E anche un prezzo molto giusto, secondo me, per una qualità che è indiscutibile. Guardate quanto è pieno e omogeneo il verde oliva. Non vedo l'ora di fare con voi uno smokey tutto con questo. Adoro. Assistante, mi ci serve la carta. Poi, dov'è? Ho trovato finalmente un prodotto corpo che vi voglio segnalare. Questo è di Be Fresh e si chiama Let's Bounce. Ora, loro lo chiamano Body Serum, ma non tanto perché ci voglia sopra la crema, quanto perché è una texture piuttosto fresca, quasi jelly, nonostante dia una bellissima idratazione, un juiciness che mi piace molto, però ecco, consideratelo comunque una crema, cioè uno step unico, a meno che non vogliate metterci sopra un burrone, non riesco neanche a tirarlo via, tanto che scrive un burrone. Mi piace da impazzire questo prodotto corpo, dunque è senza parabeni, cruelty free, vegan e via così. La base acqua glicerina, infatti gli dà tutto questo polposità juicy che adoro. Poi abbiamo ialuronico e tè verde, tra l'altro il tè oolong, abbiamo la niacinamide, la vitamina E, il pantenolo e ha appunto questa azione data dall'associazione tè verde, ialuronico, niacinamide, vitamina E e mi piace tantissimo, super super consigliata, veramente consigliata. Poi allora, a parte complimenti all'azienda che me l'ha mandato così e poi apri e poi il profumo con la cosa di raso, troppo carino. Comunque è un profumo di erbolario,
che si chiama Dolce Elixir. Ora, ho scoperto dai commenti, perché io non lo conoscevo, che in realtà era un profumo super amato, che però poi è uscito. Adesso è tornato come edizione limitata. Questo profumo, non, cioè, sembra, ve lo giuro, un profumo di nicchia di una maison parigina. Sembra un profumo super costoso e di nicchia, tanto che è particolare strutturato. A me fa impazzire. Dunque, sentite qua che roba. Caramello, assoluta di rum, fiori di sambuco, polvere di cacao, assoluta di benzoine, assoluta di vaniglia. Appena tu lo eroghi, senti questa nota quasi non alcolica, perché alcolica sembra una connotazione negativa, però questa nota di rum con un fondo di caramello. Poi via via evolve e rimane sempre questa nota quasi un po' coffee and cigarette, come genere, no? Questa nota proprio da piratessa a tortuga mentre beve un rum. Tutto d'un fiato, ma con questo fondo dolce che lo stempera. È estremamente misterioso, cupo, ma sexy e dolce. È proprio come il connubio di due mondi, no? Mi fa impazzire, è veramente super persistente, super complesso. A maggior ragione che è un'edizione limitata, io vi consiglio di prenderlo senza dubbio, perché è un'evoluzione del classico profumo dolce. Ok? Ha queste note un pochettino più da super alcolico, stemperate, con queste assolute che gli danno questo richness. Mamma mia, capolavoro di Erbolario, altro che limited edition, io lo metterei in permanente. Poi, ah no, ho messo via, vabbè. Poi, non ridete, questa è diventata l'ossessione del periodo. Ho già ordinato anche la versione non scrub. Il marchio è Cottage e si chiama Douche Gommage Exfoliating Shower Gel, con grani 100% naturali, ed è un gel con delle micro particelle sfoglianti, perché è pensato per un uso quotidiano, che lava mentre sfoglia delicatamente, con un profumo di caramello che può stare male dalla bontà. È super, mamma mia, golosissimo. Io lo uso anche per le mani, perché poi rimane questo profumo delicato anche post risciacquo. È golosissimo, se amate il caramello, 10 lode. Ho scoperto una mist che è coreana, fantastica, che io sto usando anche più come tonico e per la proprio sulla barriera di difesa della pelle. Mi piace tantissimo. Il marchio è RNV, sì, e questa è la Ceramide Mist, ok? A parte che ha una bellissima erogazione, ve lo mostro. Guardate. Bella micronizzata, soprattutto per essere una mist. Poi, dunque, la cosa che mi piace tantissimo di questo prodotto è che ha un sacco di attivi interessanti, alcuni anche lipidici, che quindi agiscono come lock-in per l'idratazione, come l'olio di argan, ma poi abbiamo ceramidi ed ectoina che lavorano insieme in modo splendido. Abbiamo vari estratti, abbiamo anche dei peptidi, squalane, fosfolipidi, degli antiossidanti come l'estratto di raspberry, varie forme di ceramidi. Fantastico, tanto senza alcol, senza profumo. Piace tantissimo. Poi so che può sembrare un po' random, ma come mai non l'ho scoperta prima? Questa è di Erbolario, si chiama She Butter Karité crema mani nutriente. Vi arriva così con anche la sua rotellina, in modo che via via la puoi consumare in modo omogeneo sfruttando tutto il prodotto. Allora, so che può sembrare random una crema mani, e prima di parlare di una crema mani deve veramente colpirmi. Questa qua è straordinaria. A parte la formula bellissima, senza siliconi, parabeni, petrolati, via così. Ma abbiamo karité, tra l'altro ecosolidale. Poi abbiamo steroli di melograno, distillato di polpa di cocco, vitamina E, soia e via così. È morbida, emoliente, si asciuga velocemente, ma lascia le mani di seta senza ungerle. Mi sto trovando così bene da averla voluto mettere nelle scoperte Amazon, perché mi ha colpita veramente tantissimo. Mi piace molto, ho cercato un'ottima crema mani, questa la è, davvero. Tra l'altro voglio pubblicare questo video oggi perché adesso c'è il periodo di Black Friday anche su Amazon, quindi su così va. Poi, so che ve ne ho già parlato nelle scoperte low cost, ma ve ne riparlo perché ho visto che su Amazon ci sono diversi colori, io l'ho comprato la ticotà, e ho già ordinato un altro colore, sono i Chicken Bright di Bella Oggi. Che spettacolo di prodotto sono. Io ho preso il colore 03 Posh Rose,
Il blush è spettacolare, diventa poudré sulla pelle, bellissimo. L'illuminante è soft e naturale, perfetto a tutti i giorni. Io amo e adoro questo prodotto, è bellissimo, ci sono un sacco di bei colori, assolutamente consigliatissimo. Tra l'altro non sapevo che Amazon avesse bello oggi. Poi, allora ragazzi, Revlon ha fatto i dupe di Rossetti di NARS. Si chiamano Color Stay Suede Ink. Io ho preso due colori. Questo qua che è il Feed the Flame, che per me è un pelo arancione su di me, però è molto vivo, molto acceso. Per l'estate questo si vola. Però un pelo arancio, pensavo fosse un pelo più rosso, vedete? Però è molto molto bello, poi con una matita marroncina sotto mi piace molto. E il mio preferito che è lo 003 Want It All, ok? Ed è un colore magistrale e magnifico. Dunque, questi rossetti sono sottili e quasi cremosi appena metti, poi si fissano. Il concetto è un rossetto liquido che si asciuga e diventa long lasting. Ora, è il giusto compromesso tra il liquid lipstick classico e il rossetto matte, ok? Secondo me sono un po' più morbidi dei NARS, forse durano meno dei NARS, però è veramente un bel compromesso, una pasta molto sottile, molto pigmentata, prenderò sicuramente altri colori, mi sono piaciuti veramente molto. Poi, ho dimenticato una cosa di Crush, è uscita con questa linea di pennelli, guardate la bellezza della scatola, si chiama Fat Royal e questo qua è il setting. Io però non lo uso per il setting, a parte che adoro che l'impugnatura sia piatta, secondo me è anche una bellissima idea regalo comunque. E l'ho lavato, non ha perso forma, non ha perso un pelo, niente. Io non lo uso come setting, ma per il correttore. Come sfuma il correttore, tipo Perfection. Perché lo mette, lo applica come un kabuki da fondo, però con la dimensione da correttore, per cui riesce a bufferare e sfumare contemporaneamente. È fantastico. Peccato che di questa linea non hanno fatto pennelli viso, altrimenti li avrei comprati. Mi piace tantissimo questo pennello, setole di seta, bellissima estetica, bellissimo colore, quindi assolutamente ve lo segnalo. Poi, questo non è beauty, ma ho visto un video di Kathleen Lights che ne parlava, l'ho cercato e l'ho comprato subito. È un libro, in realtà questa autrice di questa saga particolare ha fatto una trilogia più, se non sbaglio, due racconti. E io ho trovato il libro che li contiene tutti quanti. Adesso ho finito il primo libro e ho iniziato il secondo. E vedete, li trovate divisi perché via via quando ci arrivi parte la copertina e parte il libro dopo. Si chiama Una corte di spine e rose. Il secondo libro è Una corte di nebbia e furia e il terzo è Una corte di ali e rovina. Più ci sono i racconti, una corte di gelo e stelle. Ora, è ambientato in questo meraviglioso mondo dove c'è Prithian, ok? E dove avete praticamente la terra dei mortali, un muro di magia che divide il regno Fae. È ovviamente una saga fantasy, ma oltre alle descrizioni pazzesche, un'avventura incredibile, poi ci sono le varie corti con vari fai supremi e così, e anche un po' piccantello in alcuni punti, diciamo che diventa particolarmente descrittivo. È bellissimo, cioè mi piace da una 10, un milione. Io assolutamente nella mia totale ignoranza non avevo idea che fosse un bestseller mondiale, lo sto adorando, ok? Io tifo per Feira, però adesso che ho saputo che con Tamlin non sarà il suo grande amore, sono un po' in crisi. Ma vedremo cosa succederà. Comunque Lucian a me piace molto, per chi ha letto il libro, sappiate. Nonostante il suo occhio rotante. Se amate leggere saghe fantasy, che però hanno un appeal un pochettino più adulto, perché comunque la parte anche degli incontri amorosi è... che ha un mondo descritto che è molto particolare, con vari regni, vari capi, eccetera. Io ve lo straconsiglio. Se avete un amico, un'amica, un parente che adora i fantasy, regalateglielo a Natale. Tanto conviene questo, perché paghi questo meno che tre libri. Cioè, vale veramente la pena questo formato, diciamo. Scoperta non Amazon di questo periodo, ma della vita. Poi, dov'è? Ok, questo marchio ha fatto una roba che stranamente mi piace molto, che di solito non è il mio genere. Si chiama Bay Free Multi Glow Balm nel colore Pink Camellia. Ora, è un balm, ok? Che però a contatto con la pelle è balm
è glossato, ma non è unto, ok? Che non mi piace. Io questo lo prendo con la sponge, lo metto come blush ed essendo luminoso ma non glitterato, qui sembra che tu hai già l'illuminante e qui colora. È un colore sheer, nasce per un effetto naturale, ma riesci assolutamente a stratificarlo fino a un bellissimo rosa, ok? Con questa micro luminosità. È stupendo, lo adoro, stranamente, perché di solito sapete che io non è che sia proprio da balm. Mi è piaciuto così tanto che ho comprato anche il colore Dewy, che invece è l'illuminante di questo brand. E questo è un illuminante molto carino, ma molto, molto soft, proprio per l'illuminante vedo non vedo, quando vuoi un risultato appunto morbido e naturale, quando vuoi questo effetto Dewy più che metallico, ok? Ma non pensavo, ragazzi, sto marchio mi ha stupita tantissimo. Design by Bay Free Official New York. Comunque, mi piace un casino. Se riesco a chiuderlo, mi piace anche di più. Belli, 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 adoro. Poi, ah, ok, so che queste le scoperte Amazon, ma volevo condividere con voi una delusione atomica. Ho visto questo nuovo correttore di Kiko, l'ho comprato subito perché ho detto magari è un dupe del mio adorato di Estée Lauder che non fanno più. Il primer non è neanche male, anche se per me è un po' troppo appiccicoso per essere un primer perioculare. Il correttore è agghiacciante su di me. Cioè addirittura dove lo metto, faccio per sfumarlo e si è tolto il fondotinta in quel punto. Copre poco, mi va strane le pieghe. È un po' invecchiante, purtroppo l'ho messo oggi per dargli l'ultima possibilità e si vede. No. Poi, questa è una segnalazione più per l'idea che il prodotto, perché li conosco, li ho avuti 20 anni, ho tutti i colori. Ma Wet n Wild ha fatto questo kit spettacolare con due illuminanti, quello più champagne rosato e quello più d'oro, dorato, con il pennello. Secondo me è una bellissima idea per uno provare gli illuminanti di Wet n Wild, che tra i low cost sono tra i migliori, e anche un'idea regalo, quindi ve lo volevo segnalare. Io adoro questo, però mi piace anche questo, sono molto belli, ve ne ho fatto tante volte nel tempo e trovo che questa idea come idea regalo sia fighissima, veramente fighissima, bravi, ci piace. Non so in che ordine vedrete i video, ma non vi preoccupate che adesso arriva tutta la carrellata delle idee regalo. Speciale Amazon sotto i 10 euro e sotto i 50 euro. Ho lavorato un casino ai video dei regali, non potete capire. Ah, a proposito, quando comprate Crush le brazze vi arrivano anche tutti gli sticker, troppo carini. Poi, ho trovato finalmente una crema al retinolo che mi piace un sacco e va benissimo per me, tra l'altro. È di un marchio che si chiama Colibri Skincare ed è la Night Cream. Hanno bilanciato l'azione del retinolo, che ho letto sul sito dovrebbe essere lo 0.05, anche perché sappiate che ho inserito adesso un siero allo 0.1 che non mi dà fastidio, ve ne parlerò presto. Questa crema viso mi piace da 1 a 10 un milione. È innanzitutto perfettamente formulata, perché dall'azione potenzialmente disseccante del retinolo è bilanciata dall'azione appunto delle ceramidi e del pantenolo. Quindi abbiamo l'azione lenitiva del pantenolo, l'azione riparatrice della barriera cutanea delle ceramidi, ma in più abbiamo anche una quota lipidica che ovviamente va in bilanciamento, ok? E abbiamo tra l'altro degli oli nobili, perché abbiamo jojoba, argan, abbiamo un blend di ceramidi NP, NS, AP, AS e OP. Abbiamo appunto il retinolo, il karité, abbiamo lo ialuronico che va in bilanciamento dell'azione potenzialmente disseccante per quanto riguarda la quota idrica, ok? È stupenda. Poi appunto qua questa quota lipidica che gli dà un richness, questo effetto morbido sulla pelle ma non unto. Mi piace tantissimo, la tollero e veramente adoro. Veramente un bel prodotto. Veramente una crema retinolo perfetta anche per chi ha paura del retinolo, chi non lo usa. Sapete che io ho iniziato molto piano, dallo 0.03. Con questa sono passata allo 0.05, adesso sono allo 0.1. Ho fatto una cosa graduale con il retinolo e la farò sempre più graduale. Non è detto che voglio arrivare in cima, non a tutte le pelli serve lo 0.3, ok? Comunque mi piace tantissimo, tantissimo, super consigliato. Poi
Allora, Roman l'ha colpito ancora, perché ha fatto questi Milk Tea Velvet Tint, e questo è il colore Rose Tea. Sono i rossetti effetto velluto, effetto polvere, alla coreana, infatti è un marchio coreano. Guardate la bellezza di questo colore, è tipo un cannella rosa. Ora, questo genere di prodotti, lo sapete, nelle ore possono seccare leggermente, esattamente come un rossetto liquido, perlomeno. A me piace metterne poche e poi stenderla col dito, guardate che roba che è. Corea in un tubetto, bellissimo, stupendo. Io adoro tutti i prodotti labbra di Romand, ve ne parlerò anche nei top 2023. I loro balm stick rossetto, le loro tinte per labbra. Ciao. Poi, allora, vi volevo parlare di questo prodotto, ma vi insegno ad utilizzarlo. È una novità di Catrice, si chiama Melted Sun Cream Bronzer. Ora, io ho preso lo 020 Beach Babe. Notate che mancano dei pezzi, è perché questo io lo metto con la sponge. Il problema è che va prima scaldato, ok? Perché sembra che se non prelevate il prodotto. Io faccio così, scaldo la superficie col dito, ne metto un po' sulla mano, guardate la bellezza, lo prendo con la sponge, lo metto, dopodiché lo prelevo da qua. La cosa che mi piace è che diventa poudré sulla pelle ed è una formula molto compattante ed è piuttosto freddo, tant'è che mi piace anche come sorta di... Non è freddo, è neutro. Quindi una via di mezzo tra contour, bronzing, sculpting. È molto carino, costa veramente molto poco. E quindi ve lo voglio davvero consigliare. L'unica cosa, ecco, fate attenzione, vi consiglio di scaldare prima la superficie, altrimenti fate così con la sponge e vi portate via dei pezzi di prodotto. Va come attivato. Però mi piace molto. Tra l'altro ho trovato ottime recensioni su questo prodotto, è il motivo per cui l'ho comprato. Ultime due cose. Allora, questo gloss mi rendo conto che possa sembrare un colore impegnativo, anche perché è pigmentato. È di Kiko, dei lineatori 3 Hydra Gloss, ed è il 46, vestito d'oro per le feste. È una sorta di borgogna con micro glitter lilla. Però dovete vederlo. È assolutamente pigmentato, ma assolutamente meraviglioso, poi per le feste, guardate. Appena lo metti dici, no mio Dio, non sa di niente, sì, sa di vaniglia tipo un po'. Dici, mamma mia quanto è scuro, no? Poi però fai così, lo spalmi e avviene la magia. Almeno per i miei gusti. Cioè, la bellezza l'ho messo storto, beh. Comunque la bellezza. Con questi glitterini che lo rendono super tridimensionale. Un colore sicuramente vivo, ma non lo so, mi piace tantissimo. Luminoso, illumina l'incarnato, è un gloss un po' più pigmentato del solito, ma adoro. Ultimo prodotto, ma non per importanza. Moleskine o Moleskine, non so come si dica, ha fatto questi journal. C'è quello dei vini, quello del cinema, io ho preso quello del wellness, ok? E sono stupendi, c'è anche quello per chi cucina. Dunque, praticamente questo, il wellness, avete ad esempio... i vostri goal personali da indicare, se fate fitness, che tipo di fitness fate, quanto avete sollevato, cosa fate, bla bla. Se siete per caso a dieta o volete comunque controllare l'alimentazione in senso naturale, se è sano, avete tutto da indicare. E poi c'è la parte health and body care, che è quella che mi interessa, ok? Qui potete fare anche il vostro profilo medico, che a noi non interessa. Avete appuntamenti, terapie, eccetera. Se prendete degli integratori, potete scrivervi tutto, è pazzesco. Ma poi, dov'è? L'ho perso, aspettate. No, no, arrivo. Poi faccio anche le pagine libere. Qua, qua, aspettate, perché ve lo voglio far vedere. Allora Giulia, ce la fai? Ah, ecco qua. Dunque qui io nella parte dei sintomi, appuntamenti, body therapy, potete scrivere la vostra skincare. Che trattamento fate? Quando l'avete iniziato? Con che cosa lo avete fatto? E le note, cioè mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Potete segnarvi tutto quello che fate, vedere i progressi della vostra skincare. Cioè, ditemi se non è la cosa più bella che voi abbiate mai visto. E c'è per un sacco di cose, il vino, il cinema, ne ho visti tantissimi, adesso non me lo ricordo. A parte idea regalo, 10 lode, ma anche per noi, cioè auto regalo. Queste sono state le mie super scopertone Amazon del periodo e sono molto gasata.
Ringrazio ancora anche tantissimo Labcare per aver sponsorizzato la prima parte del video. Vi ricordo che oggi parte il loro Black Friday e che avrete con il codice sconto LABCARE20 20% di sconto su tutto, che passa automaticamente al 40% spendendo almeno 49€. Trovate tutti i link qua sotto, vi voglio bene, mi raccomando, se vi va, pollice in su di incoraggiamento, vi mando un bacio gigante e a presto. Thank you.